Oh, eccoci qua. Oggi giochiamo a Tenchi Voku Rao 2. Per gli amici, Warriors of Fate. Adesso spiego perché si chiama 2, poi in verità è Warriors of Fate. Adesso intanto abbiamo. Praticamente questo è il gioco della Battaglia dei Tre Regni, che è questo famoso romanzo storico cinese, no? Dove ci sono questi tre regni che si affrontavano. Noi faccio, ecco, forse qua c'è un piccolo intro. The Dark Lord Akira Orkhan, che in verità sarebbe Cao Cao, no? Quello del regno dei Wei, dei blu. Solo che qua i nomi sono cambiati perché stiamo giocando a una versione occidentale, no? Quan Ti, invece, quello segnato lui, sarebbe Liu Bei, che è il leader, diciamo, dei Verdi, che non mi ricordo come si chiamano, proprio per chi ha giocato a Dynasty Warriors lo sa. Questo è il secondo capitolo, il primo è Tenchi Voku Rao e basta, detto in giapponese sempre, si chiama Dynasty Wars, però era tipo solo a cavallo ed era molto diverso da questo che stiamo vedendo adesso, una demo. Questo è un picchiaduro più a scorrimento, stile Final Fight, possiamo raccogliere de delle cosette, cavalcare, quindi riprendiamo un po' le meccaniche che abbiamo visto anche in Knight of the Rounds, quindi il cavallo e il raccoglimento, tornano gli oggetti da raccogliere, come dicevo, come in Final Fight, Capitan Commando e certe cose. Poi certo, ci sono questi personaggi che sono più grappler, vedi, possono fare queste prese così. E qua vediamo i nomi occidentali tipo Porter, Castle, però in verità sono i quattro generali tigre del regno, del famoso regno. Adesso che andiamo a vedere, quello verde sarebbe tipo Wei Yan, mi pare. No, non è vero. Sì, forse sì. Comunque Zhang Fei, ecco, adesso lo vediamo qua. Porter sarebbe Guan Yu, quello con la lancia così che è famosissimo. Ah, non li fa vedere tutti, vabbè, tanto. Non ci interessa, noi prendiamo Subutai, che mi ricordo che in italiano, tra virgolette, in europeo si chiama Subutai, ecco questo qua blu che è Zhao Yun. Vabbè, senza indugio, stiamo a parlare, ma non meniamo poco, andiamo a capire, ecco come al solito sbaglio il comandino, let's go, ecco siamo alla raccolta da Liu Bei, che è qua e Quan Ti, va bene. Cosa ci dice? Sì, sono arrivati i migliori 5 generali, esatto, c'è il tempo, vabbè, lui sarebbe Guan Yu, lui sarebbe Zhang Fei, lui sarebbe Zhao Yun, lui sarebbe Wang Zhong, e allora questo sì, Abaka e Wei Yan, va bene, ma noi prendiamo Zhao Yun, cioè Subutai, che mi piaceva un sacco. Infatti abbiamo due personaggi grappler, due con le spade e uno che va a distanza, gli sprite comunque bellissimi, colorati, ok. C'era il tempo, non l'avevo visto, ma io volevo lui. Perfetto, round 1. Esattamente, iniziamo con il cavallo, che è una peculiarità del gioco, però non so se solo all'inizio dei livelli, adesso non mi ricordo, l'ho rigiocato ultimamente. Comunque pensavo di non ricordarmi tutte queste info, io ovviamente quando ci giocavo da piccolo non sapevo assolutamente che era tratto da questo romanzo, che poi ho conosciuto, ho visto anche il film molto bello, dove c'è anche Takeshi Kaneshiro che fa la parte dello stratega di cui adesso mi sfugge il nome, che si chiama The Battle of Red Cliff, che infatti adesso spieghiamo perché la battaglia degli scogli rossi. Perché è stata la battaglia decisiva che adesso noi vedremo in due dimensioni, che con la vittoria dei due regni, il verde, il regno verde, il regno rosso contro il regno blu di Cao Cao, che qua si chiama, com'è che era, Killa Orcan, va bene. Quindi diciamo che per i giocatori un po' più moderni questo potrebbe essere un Dynasty Warrior bidimensionale, forse il primo, però non c'entra niente con Tecmo Koei, questo è Capcom puro, anzi ricordiamo Capcom puro CPS1, ancora siamo su quella scheda lì, che diciamo è il penultimo gioco della lista di questa miniserie che facciamo. Sì, poi ci sono varie funzioni che adesso faccio, c'è anche un modo per caricare, adesso lo vediamo. Ah sì, con la mezzaluna posso fare dei fendenti, insomma. E sì, il prossimo gioco sarà su una CPS2 perché è molto moderno. Sì, poi c'è la solita tecnica della retromarcia di Knight of the Round. Aspetta, mi per girare semplicemente con il tasto del salto. Ancora non mi hanno buttato giù.
Quindi sì, vi consiglio di vedere questo film che mi è piaciuto un sacco perché, certo, non è proprio storicamente accurato, comunque è tratto dal romanzo. Cosa ci dice il nostro boss? Che c'è un generale avversario, ok. Qua li vediamo gli stereotipi, ci sono quelli grossi, quelli alti, quelli che sparano da lontano, insomma. Anziché il polletto, qua abbiamo i ravioli al vapore, i meat bun, buonissimi, tra l'altro. L'ho mangiati l'altra volta e niente, esatto, c'è l'arciere. E quindi sì, c'è sto Battle of Redcliffe, dura 4 ore ed i combattimenti sono scenici ma non troppo esagerati, con i fili, tipo no, come solitamente alcune produzioni cinesi. E invece questo è molto figo, questo film. Ve lo spezzate in due momenti da 2 ore, se no ve lo guardate tutto. Poi ognuno c'ha la sua mossa speciale che si fa con giù su attacco. Adesso sono morto, non ci interessa. Quindi lui c'ha questo uppercut, diciamo. Ah, ok, era morto, perfetto. Vendo adosso, carica, che dice. Perfetto. Era meglio che mi ripassavo i comandini, ma non mi ricordo. Adesso intanto magari durante un video che c'è dopo mi pare che comunque le mosse fossero solo queste perché voglio darvi più informazioni possibili per l'esperienza completa. Non so se con mezzaluna, no, con questo con la mezzaluna l'ha fatto? No, va bene. Ah, su giù, con cosa con il salto faceva? Adesso un attimo elimino questi. Non c'è dash, mi pare. L'unica roba che non mi piace di sto gioco, però alla fine ci può stare, che comunque Guan Yu era famoso per la sua lancia gigante e qua mena i pugni. Quindi però ci sta per differenziare un po' i pupetti, però nel senso uno con la lancia ci stava, visto che comunque affrontiamo gente armata. Però è anche vero che alcune armi, esattamente, vedi, mi ricordavo, le possiamo raccogliere. Adesso speriamo di. Per esempio, chi ce l'ha già cosa fa? Niente, ne tiene due, pazienza. E tiene con la mano libera. Oh, fortissimo sto attacco, tra l'altro. Però appena adesso se mi colpiscono un'altra volta l'arma sparisce. Perché ogni volta. Ecco, vediamo. Ah no, ancora regge, perché dipende. Può reggere fino a 3 volte. Dipende poi dall'arma. Oh, la bombetta? Ah no, con giù salto faccio il dash. Infatti mi ricordavo, ok. Invece giù su si fa l'uppercut, giù su attacco, perfetto. Allora so già tutto, come disse il presidente su. Bella sta animazione che li tagliamo in due. Meat bun. Ancora stiamo leggendo con lo spadone. Niente, abbiamo perduto. Non mi fa un attacco? No, può fare che non fa niente. Solo una spallata comoda, diciamo. Per poter avanzare. E questo io da piccolo sull'emulatore l'ho finito 100 volte, mi piaceva un sacco. Questo che anno siamo? Adesso non vorrei dire una fesseria, adesso lo controllo. Non mi ricordo se 91 o qua siamo già a 92, siamo un po' avanzati. 92, anzi, è proprio uscito ad Halloween del 92. Dopo è uscito per qualche console questo, non mi ricordo. Qua dice su Saturn e PlayStation, addirittura. Sulla PlayStation 1 sarebbe bello avere il disco originale della PlayStation 1 di questo. Oh, ammazza che Ash. No, no, non la devo perdere, ecco, infatti. Me l'ha raccolta per sbaglio. Vabbè, l'Ash comunque non ci interessa. Però possiamo rubare il cavallo. Ah. Perché la lancia qua ce l'hanno giustamente. Anche Guan Yu, la sua tipica alabarda, ce l'ha solo quando cavalca.
Quindi non so se effettivamente infligge di più, ma penso di no. Abbiamo guadagnato una vita facendo i punti. Poi questi saranno sicuramente personaggi, adesso perché hanno dei nomi alterati, però tipo questi generali qua sicuramente esistono, però adesso non li saprei fare il paragone, cioè da fare una ricerca molto minuziosa per paragonarli a quelli veri, o magari per chi non sa, non conosce il romanzo, almeno vedere quelli su Dynasty Warrior, che personaggi erano. Invece il primo gioco, per questo sarebbe il 2, Dynasty Wars, copre diciamo la prima parte della storia, questa non le posso rilanciare, che è la ribellione dei turbanti gialli, che è proprio storicamente la prima parte di questa, diciamo, mi pare di aver capito giocando poi Dynasty Wars che è la goccia che fa traboccare il vaso di questa guerra nazionale, insomma. Di questi tre regni. Niente, sto giocando un po' alla caso, in effetti quando c'è da spiegare. Vabbè, ma adesso via. Ah, lui lancia, anche lui le bombette lancia, tutti lanciano ste bombette. Ecco. Move your treacherous body. Ok, riprendiamo Subutai e vinciamo qua. Andiamo a chiudere questa partita con l'attacco Mega Crash. Tagliando in due addirittura. E oh sì, però non riesco a leggere, insomma, abbiamo vinto la prima parte. Adesso c'è Spin e questo io l'ho perso sempre. Guarda, anche se sto sbregando il joypad, guarda, è incredibile, non l'ho mai vinto. Ma quanto devo fare veloce? L'altra volta l'ho giocato con l'arcade stick, ma è incredibile. Niente, vabbè, non importa. Tanto c'è solo una volta, se non sbaglio. E assieme a Wang Zhong e Wei Yang. E sbuchiamo fuori, ok. Ecco il bunker, il bunkatore, bonk, bonk. Questo è forte. Senti che roba. Sì, ma non è così forte. C'è anche il Sai. No, quelle armi sono varie, però non mi dà fastidio che appena ti colpiscono spariscono. Io voglio questo mi piaceva molto di più. Questa cos'è? Masakuni, mica l'avevo mai trovata. Forse cos'è quella. Perché comunque molte armi. Eccolo. Alcune armi cinesi, cioè molte armi giapponesi sono tratte da armi cinesi, quindi. Non mi stupirebbe una simil katana. Ma forse sai cosa, perché lui c'ha solo sta spallata, però altri personaggi con un giù salto fanno qualcosa di decente. Anche questo si poteva giocare fino in 3, infatti potevamo farlo in compagnia di qualche amico, però adesso dormono tutti di sabato mattina. Però questo episodio ci tenevo comunque a postarlo il prima possibile, adesso vediamo. Questo è il livello che il nostro stratega ci ha detto di incendiare tutto, infatti succede veramente.
È arrivato un commento che non posso controllare, mi dispiace. Speriamo sia un bot perché non è importante. Un altro commento che non posso controllare, mi dispiace. Dopo metto la chat, me lo riscrivi dopo il boss, allora. Adesso non posso. Perché mi scordo sempre di metterla la chat, perché non ce l'ho a schermo, ma quando comincerò il format estivo ci avrò tutto a schermo e sarà molto più easy e molto più figo con l'arcade stick. Posso distruggere le frecce col dash, bellissimo. Il coltello serve a qualcosa, sì, da lancio come Final Fight. Taranis, questo chissà chi era. Poi è utile per scansarsi velocemente. Addirittura. Oh, occhio. Qui è il personaggio più veloce, ma fa meno danno, meno potente a livello di fuori. Oh, però le prese tolgono, eh. È tutta scena. È vero, mi scordo sempre che c'ho il comandino nuovo. Lo posso fare durante la combo? Sì. Un polletto, please. Ah, però devo fare prima che... Eccolo qui. L'ho intercettato in aria. Ok. Attivo la chat instant. Ah no, ce l'avevo in verità. Cioè, nel senso... Avevo la... Metto... Metto la live, vediamo se me li fa leggere. Oh, eccolo, Sly Quan Chi, questo è Akira Orkan, che sarebbe Cao Cao, e manda queste tre ragazze del Kung Fu. Prepare yourself, gli altri vanno via, giustamente. Queste tre, adesso io non ci metterei la mano sul fuoco, sono simili alle tre ragazze che ci sono su Strider, no? Che sono le tre art marziali, sì, ciao, le tre praticanti di arti marziali. Sono similari, per me è una citazione a Strider. Ma piccole signorine, ci tocca anche fare questo, purtroppo, però noi siamo per la par condicio in questa live, quindi sì. Esatto, sì, noi sono donne forti, quindi sì. No, sto leggendo i commenti, no? Non sto parlando da solo. No, via, tutti via, coltello. Cioè, quanta storia in questo gioco. Tiè. I miei amici stanno boicottando la live perché sto picchiando delle gentil donzelle, ma loro sono anche loro armate e pericolose. Vedi, lui è contento, ha vinto. Eccolo, questo qua è lo stratega, che era quello interpretato nel film da Takeshi Kaneshiro. Poi alza la spada vittorioso, certo. Toh, guarda questo. Che hanno allagato strategicamente il villaggio, ma sul film questo pezzo non mi ricordo se c'è, sinceramente.
sì, Red Cliff, esatto, il film è proprio Red Cliff, la battaglia di Red Cliff, molto figo, cioè le musiche molto belle, mi ricordo. Perché questo è tratto, questo videogame vecchio è tratto dal romanzo, no? Dei tre regni, la solita storia dei regni in guerra, insomma. Oh, ma quanti siete? No, il polletto, voglio il polletto. No, ormai non mi serve più. No, lo voglio prendere, ecco, prima che... Questi dormono. Infatti giocandoci in tre dava più l'idea di un assalto, invece lo sto facendo da solo, e vabbè. Oh. La viola, ci sta. Ah, questo è il nel Boruto wrestler cinese. Esatto, sono... Come scrive un amico, sono Schwarzenegger della guerra cinese, no, della guerra di base. Esatto, lui va da solo e ha conquistato tutto. Oh, basta però, Tipica mossa per quando la gente ti dà fastidio, tu roti il braccio. Oh no, mi hanno catturato. Vabbè, dicono una frase diversa ogni volta, vabbè, noi ritorniamo. Dopo questa frase di dubbia lingua entriamo in gioco. Poi c'è la bombetta che mi fa paura ogni volta. Girolamo bombetta lo chiamerò lui che lancia. Un suplex. Tipica mossa della guerra cinese, il suplex. Qua non mi piace sto pezzo perché la prospettiva è sbagliata, però no, vabbè, non troppo in verità. Perché dovremmo vedere il nostro protagonista lievemente più dall'alto, vabbè, ma non importa, ma tanto una volta era così molto figurativo. Visto che si devono muovere su questi scenari bidimensionali. Guarda dove si è incagliato questo. Volevate? Chi è? Accoltelliamo la gente. No, il multiplayer, cioè no, mi chiedono cosa manca a questo gioco, il multiplayer, la Battle Royale, è vero. Magari questi personaggi verranno messi su Fortnite a breve. Però il multiplayer c'è. Qua purtroppo non ci sono i balletti. Non si possono neanche costruire le capanne. Qua si mena e basta, come era solito fare una volta, con personaggi ipertrofici. Però già qua i personaggi sono più equilibrati, non sono così pompati, insomma, sono giusti. Però vedi, questo è grosso un bel po' per dire. Sono, esatto, però le grandezze sono sbarellate in modo... Ecco, il bonker, bonk, bonk. Il bonkatore. Va? Perché si è spappolato quello? Bonk, bonk. Ah, no.
devo fuggire, mi dicono, è grosso, lo so. Poi c'ho la mazza del boncatore, bonk, vedi, bonk. Vedi, la cazzo l'ha spappolato, ma questa animazione è crudele, non me la ricordavo. Perché ogni arma fa un'animazione diversa, sì. Ecco, no. Voglio provare sui minion, vedi, li spappola. Guarda lì, gli organi, ma sto gioco è violento, non ci gioco più. No, ho perso. Dio santo, mi scrivo. Polletto. Lui dovrebbe essere, adesso non so, sicuro, riconoscendo l'armatura. Ah no, però se è del regno blu, non lo so, però assomiglia a quello che su Dynasty Warrior c'ha la sciabola. La sciabola simil katana, però non so sicuro se sia lui. Bisognerebbe vedere il nome cinese, ma qua si chiama Atika, che non so, non è né un nome giapponese né cinese, non so, nomi generici strani. Tipo i nemici attack, batò, ma che vuol dire? Non l'ho tagliato in due, peccato. Magari è un profugo polinesiano. Devo essere più inclusivo, eh sì. Ma questo è storico, non c'erano altra gente. Oh, e lui ci dice, guarda, ci indica e scappa, che bastardo, dobbiamo inseguirlo, il generale delle armate nemiche. Ma quelli dove vanno, scusa? Non mi attaccano, mi... Ma io dove devo andare? A destra o a sinistra? Mi sono bloccato in un gioco dove puoi andare in una sola direzione. Intanto di quel... Ma su, scusa, se lui è fuggito di qua... Ah, quindi veramente devo andare di là? Ah, ok. Persone innocenti stanno venendo slaughtered, com'è in italiano? Macellate, tipo. Poi non so perché sto pezzo c'è sta canzoncina. Questo è storico, eh. C'è anche... Ah, il gong arriva il cavallo, ma dopo perdo l'arma. Vabbè, l'ho persa in ogni caso. Oh, bella sta mossa. Posso fare la carica mentre... Vedi, tutti sono contenti, ma questo livello non l'ho capito. Cioè, ma anche loro sono alleati. Cioè, la gente veniva maciullata. Non lo so, questi sono dei cattivi, quelli intorno? No, non si sa. Mi sa di sì, comunque. Ma il cavallo è fuggito, no, dai. Siamo già a buon punto, mi sa, del gioco, eh. Tanto sono tipo 6 livelli. Guarda questi come vengono tagliati in due. Oh, come ti permetti di colpire con l'arco? Qua ci sarà un po' di vita, sì, un cosciotto. È un massacro, sì. Dai Ale, donami un dollaro, per favore. Ah, è vero, non posso ancora ricevere denaro. Vabbè, dai, mi offri un caffè. Esatto, come... Questo infatti mi ricorda proprio quella scena, c'è forse perché per un massacro, è vero. No, scherzo Ale, non mi puoi offrire niente. Almeno per ora, non sono ancora affiliato. Questo chi è? Uno matto un bel po'. Guarda che ghigno.
Cavolo, mi hanno preso la sprovvista. Ah, ci ho fatto le elementari con questo. E questo è matto, un attimo un po'. Eccolo. Visto adesso, sì, dopo le elementari è andato a razziare. Schivata, però niente. Toh, vai via. Se io faccio così lo tengo fuori schermo, mi sa. No, vince. No, arriva Girolamo Bombetta. Il più temibile degli avversari. Che lancia le bombe. Le posso raccogliere? No, mi ricordavo di sì. Ma che, oh, che lancio, mamma mia. Ma io potrei anche uccidere Baidu qui e basta, basta. Calcio con un calcio volante, toh. Round 6, esatto, ricominciamo proprio dove avevamo lasciato. Bella questa emoticon, posso andare dentro il pozzo? Qua ancora c'è la gente che esulta, non ho capito la lore di questo livello. Oh, ci vuole. Per un grande nemico ci vuole una grande spada, una spada grande. Ah, nel pozzo mi dicono c'è la Sadako, forse, magari. Guarda, io faccio così, vedrai. Basta che non mi accerchiano. Ecco, infatti. Adesso penso alla live con più commenti in assoluto. Esatto, se questi tizi avessero un'arma sarebbero invincibili, ma la loro possanza è l'arma, loro ci vuole il porto d'armi per la loro ipertrofia praticamente. Let's go, let's go. Cosa c'è in questo vaso? Ah, una ragosta. Pizzicottine. C'è anche la versione abbronzata del Nerboruto. Per dei cannoni così grandi. Ma, di cos'era? Non mi ricordo. Io mi ricordo il gioco dei suini, Hogs of War, tipo Worms, no? Che Hogs of War dicevano per ste mani ci vuole il porto d'armi, dice. C'è anche la versione abbronzata del.
del Nerboruto. Intercettato. Perfetto, vabbè. Mi dà anche un Mitban. Ma qua si può scegliere, no? Oh. Chi era? Era il boss? Ok, Yvonne. Grazie per la compagnia. Qualcuno vuole fare domande inerenti o non al gioco, fate pure, non c'è problema. Guarda questi come caricano. Tanto penso se abbiamo già detto quasi tutte le curiosità del gioco, sì, quasi tutte. Poi ci hanno fatto anche un manga di Warriors of Fate, che veniva pubblicato magari nelle riviste, sì, cioè quelle vecchie che adesso si direbbe riviste di retro gaming, però non so se c'erano, erano solo delle piccole vignette come accadeva per alcuni picchiaduro scorrimento, oppure era proprio un manga che usciva regolarmente in edicola. Questo era, comunque, questi ultimi che abbiamo giocato hanno poca varietà di nemici, oppure è sempre quella, però nel senso i livelli sono lunghi, a volte sembrano meno, insomma, meno ricchi di dettaglio alcune volte, però comunque è abbastanza valido, mi ricordo, mi sono sempre divertito. Ecco i miei compagni, alt! Eh no, invece non ci affronta, ci manda i suoi sgherri come al solito. Jerek e Dasadas. Vabbè, si può andare anche sul ponte, se me lo ricordo, ci ho rigiocato anche recentemente. Addirittura Polletto, che poi non so se era un polletto in verità, era una coscia di qualcosa di più grande. Ah, pensavo di essere caduto, niente, mi sono distratto. Che maledetto. Che mi manca poco, lo voglio affettare in due stavolta. Ma in realtà lui mena solo una volta con la spada, fa pugno, spadata, calcio. Quindi ecco perché forse non lo. No. Tagliato in due, a posto.
Non so se si può far vedere queste cose, ma sì. Devo fare a bonus stage. A volte non si spacca subito. Vanno pure via. Perfetto. No, sì, è triste perché una è scappata. Ecco, avanziamo. Non mi ricordo come si chiama lo stratega, veramente, quasi da cercarlo. Esatto, che questa è una delle manovre essenziali della battaglia di Redcliffe. Ah, Zugliang, cioè mi sono ricordato le... Così. Zugliang è lui, quello con il ventaglio. Cioè non è, non so se è un ventaglio, comunque quel... Quello strumento che era tipico degli strateghi cinesi, o comunque almeno così erano rappresentati. Il bonk, bang. Questo stordisce pure, questo è il vero bonker. Bonk, bonk. Bello che ogni arma fa qualcosa. Questo siamo su una zattera in teoria. Dai, ecco, maledetto assassino. I ninja cinesi, i classici ninja cinesi. No, vabbè, sarà comunque un assassino. Fortissima questa, adesso basta che non me la tolgono. Please, give me another chance. Ma quindi è lui che parla al giocatore. O forse sta parlando al suo generale. Infatti mette un credito in più. Questo dal vivo non ci ho mai giocato, nel senso in una vera sala giochi, però sicuramente nelle raccolte appariva, quando c'è stato il periodo che c'erano i coin-op con le raccolte, che c'era una specie di emulatore, adesso non so com'era, dove potevi scegliere il gioco. Ok, attacchiamo. Della nave reale? Chi lo sa? Ah beh, sei tornato, hai mangiato? Io ancora no. Infatti appena finisco, vinco la battaglia dei regni, vado a pranzare. Ma tanto siamo sempre qui a picchiare le persone. Non c'era molta varietà una volta. Comunque questo era figo, da giocare insieme è divertente, per carità. Una lobster. Eccoli i nostri amici. Ambe. Quindi
ti sta facendo compagnia questo massacro, diciamo. Qual era il gioco simile a questo, ma fantasy? Ce n'erano. Ne ho fatti altri due video. Poteva essere quello ispirato a D&D, che si chiama proprio D&D Shadow Over Mistara o Tower of Doom. Ce n'erano due di D&D. Oppure, se no, più vecchio c'è King of Dragons, che aveva i pupini un po' più piccoli. C'era il nano e si cavalcavano i dinosauri. Ah, allora no, tu parli di Golden Axe. Vabbè, queste sono domande pertinenti, molto utili, esatto. C'era il nano verde e il tizio blu, no? Si cavalcavano i dinosauri, sì, dovrebbe essere Golden Axe. Cavalcavi questi mostri strani, no? C'era una popputa. Non so se si può dire popputa. Sì, c'era lei. La rossa, cioè che aveva i costumi, il bikini armor rosso. E era Golden Axe, mi confermi, no? Che cioè, tu intendevi quello? Sì, tanto per forza, se c'è il nano, lei e si cavalcano dinosauri, non poteva essere che lui. E potevano fare le magie loro anche. Oh, vedi, sta fuggendo il generale. Però lui mi manda l'ennesimo sgherro, Kublai Dakan, che non si sa chi sia. Non interferire, invece interferisco. Toh. Esatto, non so. No, penso popputa si può dire comunque. Sensuali, ma non in modo rispettoso, esattamente. Mi verrebbe in mente una battuta, ma meglio di no. Su un recente avvenimento italiano, diciamo. È vero, qua ci sono le cavalcature, sì, abbiamo i cavalli rispetto a Golden Axe, però qua non ci sono le magie. No, stavo pensando, nonostante Golden Axe era più vecchio, no, più o meno siamo sugli anni lì. Che palle sti arcieri, lo so. Però mi sa che io se faccio. No, niente. Se faccio la carica così, no, neanche. Cioè, potrei. In teoria i coltelli li dovrei colpire, vediamo. No, però le frecce le spaccava, vabbè. Era una prova. No, era di. La battuta era nel senso che. Bisogna dire così. Perché non siamo. Vabbè, non voglio tirare fuori questa forma di. Questo. Vabbè, niente, non la dico. Meglio, dopo te la dico dopo. Volevo dire, non siamo alpini, ecco, basta. Però lì è una questione delicata. Perché non tutti sono cattivi, ecco. Poi non voglio entrare in merito a quella storia lì. E ci siamo, abbiamo assaltato la nave reale, però adesso dovremmo essere all'ultimo livello in teoria, non dovrebbe mancare molto. Esatto, abbiamo incendiato tutto grazie alla strategia di Zugliang. Round 8, no, dopo ce n'è un ultimo, no, ma questo è l'ultimo perché l'ultimo livello è proprio 2 secondi, è solo il boss. Spoiler. Qui noi andiamo carichi. Ok,
Che abile stratega, sì. Poi sinceramente non ho capito, è il romanzo dei tre regni, è un romanzo storico però, quindi sarà un po' romanzato, cioè non è vero che magari hanno fatto certe cose, quindi non si può sapere. Oppure romanzo storico nel senso che anche le fazioni sono inventate, questo però mi ha preso questo dubbio, vabbè. Esatto, la strategia era proprio questa, vai lì, brucia tutto da solo affrontando ordini di uomini, esatto. Però anche nel film loro ne facevano fuori un sacco. E questi? Niente, si sono girati a rompere le scatole in tutti i sensi. Io voglio l'ascia, adesso la prendo. Sì, però c'hanno troppa vita. Nei libri. Cos'è? Aspetta, adesso lo leggo. Perché ce l'ho. La chat ce l'ho a lato sul divano. Nei libri di storia si parla di un soldato di nome con vite infinite su Butai, esatto. Dovrebbero. Ecco di nuovo le nostre amiche. Anche loro famosissime guerriere Kung Fu della dinastia dei Blu, che non mi ricordo come si chiama, i Wei può essere. No, non mi ricordo. Poi qua rispetto a Knight of the Round non c'è neanche la meccanica di progressione del livello, come abbiamo visto l'ultima volta, che loro si evolvevano raccogliendo i tesori. Qua è proprio vecchio stile, si mena e basta. Uno si chiama Jamal, perché chi era Jamal? Oh, ecco, questa è un'ottima strategia, lanciare dei macigni enormi. Non posso dirlo su Twitch. Dopo farò una ricerca. No, ma in verità qualcosina si può dire. No, questo che avanziamo verso l'alto fa brutto perché l'animazione di camminata è solo laterale, quindi sembra che sta fa moonwalking, vabbè. Ecco, devo andare in bagno e mangiare, quindi speriamo di chiuderla presto, questa retrospettiva. Abbiamo visto quasi tutto, abbiamo detto quasi tutto e anche di più. Infatti chi fa le maratone Twitch come fa quando deve andare in bagno? Grazie Ale per essere stato qua e ci vediamo alla prossima. Ci vediamo in giro, bon. Grazie della compagnia. E boh, vedi come sono formale su Twitch. Buonale. Bottiglia e tubo. Vuol dire bottiglia e tubo? Mi sono perso qualcosa. Forse non voglio saperlo. La versione corazzata di Girolamo Bombetta, poi abbiamo il wrestler.
Comunque, voglio dire, intanto che meniamoci a un momento molto tranquillo, che tutti i video possono essere rivisti sul canale Yamazuma-Daniele Montesimo. Comunque, penso che tu scrivi Yamazuma, mi si trova. Mentre su Twitch sono Mompezuma, come anche su Instagram. Infatti, dovrei sceglierne uno e basta. Yamazuma scritto come Fujiyama, Yama come montagna, Yamazuma, tutto attaccato, Yama-Zuma. Qua si apre la porta, sì, con un calcio volante, immagino, esatto. Il porco cinese, buonissimo. Roast pork. E sì, vengono ricaricate sul tubo per chi volesse vederle dopo. E volevo dire che forse magari metterò in modo omogeneo i nickname. Ecco qui. Quanti sono? Questo è proprio il pezzo, penso, più pallosetto, forse. Perché rispetto, adesso non so se è una mia sensazione, ma questi ultimi picchi due scorrimento sono un po' molto ripetitivi, perché alcuni non lo sono. Nel senso, ovvio che devi fare quello tutto il tempo, come in tutti i giochi, però. Questi ultimi, tipo anche Night of the Rounds, a parte che c'è il sistema di progressione, mi sembravano molto statici, perché c'è questi con la vita infinita, tanto le meccaniche erano quelle. Per esempio Final Fight è scorso anche meglio, forse perché è più corto, ci sono più varietà di situazioni e nemici, non lo so. Anche Capitan Commando, c'è anche una sessione sul surf, insomma. Scorreva lievemente meglio, ti facevano trovare più armi, magari. Ecco, un altro. No, me l'ha fatta sparire subito. Ricordiamo che Subutai è Zhao Yun, il vero guerriero cinese. Nel nostro bezel, che sono queste illustrazioni a lato, vediamo sempre la mano di un acerbo Akiman, Akira Yasuda, che era appunto. C'era questi artwork per i giochi Capcom iniziali, che poi adesso lo stile suo è cambiato tantissimo, tant'è che l'altra volta mi ha preso un colpo di aver detto una fesseria, perché adesso c'è uno stile totalmente differente. Questo si vede che è molto molto old school, no? Oh, anche si era impallato. Stannati, bella questa. Chi è? Mamma mia, carichissimo da fuori schermo. Questo sai, uno degli ultimi. Avevo scoperto la mossa del cavallo, mi piace troppo, quindi. Perché a volte la fa. Come faccio a. No, come continua a roteare la lancia. Era giù X che ho fatto. Vabbè. Infatti c'era qualcosa che mi dovevo ripassare, vabbè, ma non è niente di eccezionale, l'importante è che l'abbiamo visto. Fatto più o meno due o tre volte in modo conscio. Ah, sto sfondo è bellissimo, vabbè, abbiamo proprio poco parlato della aesthetics di questo gioco. Stati, sì, scenari campagnoli interessanti, anche questi effigi cinesi pixelati molto belli, colori sempre vivaci, ogni personaggio ha un suo colore, tipo Zhao Yun è blu, l'altro c'è la corazza verde, l'altro il giallo, no? Dunque uno è su tendente al rosso.
sono proprio dei bei sprite. Giocabilità abbastanza fluida, cioè nel senso abbastanza, nel senso che va benissimo. Abbiamo anche un po' di gameplay, cioè ci sono due o tre mosse da fare. Round 9, esatto. Devo sbrigarmi. Forse prima c'è un boss grosso, vero? Ah sì, c'è. Allora sì, non era proprio solo il boss, c'era un po' di bot, c'erano, ma siamo agli sgoccioli della battaglia dei tre regni. Quindi ricordiamo, Warriors of Fate, Tenchi Wo Kurao 2 si chiama, che è il seguito di Dynasty Wars, che è Tenchi Wo Kurao 1 praticamente, che era solo a cavallo, e forse questo non l'ho detto, era solo a cavallo e gli sprite erano molto piccolissimi. Io questo l'uno l'ho scoperto dopo, da piccolo, quando l'ho giocato, dopo che avevo già giocato parecchio a questo. E mi piaceva un po' di meno perché i personaggi sono più o meno gli stessi, sempre a cavallo, si vede molto da lontano e non è che mi faceva impazzire, perché poi eri sempre a cavallo e scorreva lo scenario. Bella la sfumatura delle rocce qua. Quindi diciamo era forse quasi uno sparatutto a scorrimento. No, però non è vero, perché comunque dovevi colpire con la lancia. Per dire, come se comandasse una navicella, andava sempre avanti il cavallo e dovevi colpire chi arrivava. Mi pare fosse così, mi pare scorresse sempre. Adesso una vita che non ci gioco più. Altri di questo genere, nel senso con la stessa ambientazione, mi ricordo sempre per arcade Knight of Valor, che però non sono riuscito a emularlo bene, se no l'avrei portato nel format estivo, perché ho già fatto una specie di scaletta, cioè più che altro di scaletta una selezione, una selection, e quello non mi gira troppo bene su quest'ultimo MAME, stranamente, se no era forse più bello di questo, non lo so, perché questo è comunque bello compatto, belli sprite solidi, lì mi sa che addirittura mischiava il 3D con il 2D in un modo che non mi faceva impazzire proprio, un po' come Strider 2, no? Oh, questi Qatar. Ah beh, non avevo capito la prospettiva. Sì, sbarrava la strada. Ecco qua. Oh no. Sì, poi vado nell'acqua, quindi cosa mi cambia? No, sono aggredito dai soliti nervoruti. Poi devo scegliere un bel artwork da mettere come anteprima nel thumbnail del video in differita. No, questi di sciotti però, quanto da gusto. Forse avrei dovuto farla poco dopo pranzo, perché adesso la gente magari mangia. Però io quando mangio cucino mi sparo qualche Twitch.
Ti ho preso. Ecco, Temujin Kane. Chi è questo? È il generale più superiore di tutti di Cao Cao. Chissà chi c'è, chi se su Dynasty Warrior c'era lui. Da chi, come è rappresentato. Sì, comunque loro sono palesemente le artiste marziali di Strider. Però che qua hanno più o meno un contesto storico un po' differente, però insomma ci stanno tutte perché è la loro versione medievale, insomma. Con cosa para quello, scusami? Ah, con la frusta, c'ha. Mamma mia, quanta gente c'è. Ora tu. Guarda che ogni volta che muoio, rientrare in gioco toglie parecchia vita al boss, sennò finivamo più. Comunque, hanno mangia soldi, sti giochi, per carità. Ma infatti mi sarebbe piaciuto un bel gioco. Forse nelle versioni console sono più competitivi, che tu. Perché. Cioè, se tu giochi una collection tipo questa, sei in free play e non c'è sfida, lo fai solo per vandera, per retrospettiva, per divertimento, così, perché tanto vinci per forza. Invece mi sarebbe piaciuto un bel picchiaduro 2D con le regole dei giochi moderni 3D, quindi insomma che magari con i salvataggi, che ne so. Però con i combattimenti e tutto 2D, magari con delle mosse. Così. E senza crediti infiniti, cioè che se muori magari riparti dal checkpoint, come un Devil May Cry, insomma un action moderno. Madonna, ho preso un mal di stomaco, devo andare. Fortuna che è quasi finita la faccenda, cioè. A me dà gusto un sacco giocare e rispondere domande, ma oggi sono cotto. Ho un'urgenza. Dai, dai, dai. Adesso appena viene fuori dallo schermo lo affettiamo. Perfetto, con la mossa speciale. Sì, ok, schiaccio. Quanti punti ho fatto? Mischia. Arrenditi, non hai via di fuga. È possibile anche non ucciderlo? Cioè, no, è facoltativo, però insomma potresti non fare in tempo. Tipo io adesso. No, dai, ti prego. No, invece ce l'ho fatta, sì. Proprio a zero spaccato, mamma mia. Non può essere vero. E invece sì. Mamma mia che rischio, mi sarebbe logato tantissimo proprio quando sto registrando non fare il boss. Comunque non dovrebbe cambiare il finale, non. Mi sa che addirittura non c'è nulla. Non so cosa cambi, forse il dialogo, ecco, forse cambia qualcosa qui. Andiamo da Liu Bei, affiancato dal suo stratega Zhuge Liang. Hai fatto bene, ora hai la gratitudine di tutti, ora la terra è guarita, prosperità, ho letto parole a caso perché è troppo veloce. Facciamo un resoconto di tutti i boss. No, perché Akila Orcan mi ha dato zero? Quindi non me l'ha contato. Ah no, è il tempo quello, quindi l'ho battuto a zero. Che per zero fa zero, giustamente.
Questa chi è? La moglie, la compagna, non si sa pure. Ecco, no, i quattro, i cinque generali tigre. No, quattro generali tigre. Perché uno non lo era, ho letto sulla wiki. Con la sconfitta di Cao Cao, che acquasca Makilorcan, la pace e prosperità è ristorata nella terra e un lungo periodo di pace. Primo player Subutai, eccomi qua. E Dan, Daniele, vi saluta qua. E questo era Warriors of Fate Tenchi Wo Kurao 2. Ecco, fa vedere, vero, gli screenshot di tutte le kill, bella questa. Confusionaria, questo è per dire un pugno a caso, vabbè. Pugni devastanti, eh. Questo calcio volante, bella. Se lo sapevo le facevo più belle. Eccolo, Akiman, esattamente, c'era scritto. Questo tagliato in aria, bello. Questo pure è il boss finale. Questo è bella sta scena. Ah sì, vedi, me l'ha contato perché l'ho lanciato con la troll, quella presa l'abbiamo sconfitto. Quindi anche titoli di coda divertenti. Non c'è il mio vecchio record perché avevo spento prima, perché tanto dici. Ah, fa vedere anche il ranking, bello. Gli altri sono delusi e lui vince. Invece Portal, My punches kick like lightning, lo so. E questo era Warriors of Fate e ci vediamo allora la prossima volta con l'ultimo gioco CPS2 stavolta. Anzi, attivo questa cosa qua intanto che parlo. Vedi, c'era gira cavallo, questi erano i comandini. Comunque, con Battle Circuit, bellissimo, uno degli ultimi picchiaduro scorrimento di quest'epoca. CPS2, quindi avanzatissimo, un sacco di mosse da fare, personaggi bizzarri un sacco e un sacco di colori, varietà e molto bello. Non vedo l'ora di farvelo vedere, che anch'io da un pezzo che non ci gioco più. E grazie per essere stati con me. Per chi c'è, per chi c'era, per chi c'è, per chi ci sarà, perché si può vedere in differita su YouTube. E boom, ci vediamo alla prossima. Buona, buona.